Hola hermanito, sono GA7, benvenuto in questo nuovo SNGA7, Saturday Night con GA7, Saturday Night con GA7, sabato sera con GA7 per i miei amici italiani in cui parliamo della settimana calcistica appena passata, non una settimana calcistica piacevole stavolta per i tifosi del Napoli, perché la giornata di Serie A è andata come peggio non poteva, col Milan che vince, con la Juve che vince in rimonta, l'Atalanta che ha pareggiato fortunatamente, che sicuramente ha aiutato il Napoli che invece si fa beffare all'ultimo minuto da Nandez contro il Cagliari in piena lotta salvezza, complice anche ovviamente il Napoli per non aver chiuso una partita che andava assolutamente chiusa, sicuramente complice anche l'arbitraggio per un gol annullato veramente imbarazzante, perché il gol annullato a Osimhen è assolutamente imbarazzante. È un fallo inesistente, Fabbri fa un errore gravissimo, a quanto pare Mazzoleni non può intervenire, ma si tratta, ripeto, di un errore estremamente grave, non a caso Fabbri è stato fermato per questo turno di Serie A, veramente veramente brutto, un errore che ha condizionato decisamente una partita e che può condizionare un campionato, perché arrivato a questo punto veramente la situazione si fa decisiva in tutto e per tutto. In ogni caso il Napoli deve assolutamente vincere, sarà la prima partita della giornata contro lo Spezia domani alle 15 con Ospina che torna tra i convocati, dovrebbe giocare lo stesso Alex Meret, confermati Di Lorenzo e Isai, la situazione al momento è questa qui. E niente ragazzi, niente, bisogna sicuramente stare attenti perché lo Spezia è in piena lotta salvezza e farà di tutto per strappare qualsiasi tipo di risultato riesca al Napoli per provare a salvarsi. Il Napoli dovrà, diciamo, un po' ripagare lo sgarro dell'andata, perché l'andata è veramente stato uno sgarro, quello fatto dallo Spezia che ha approfittato della situazione non idilliaca del Napoli e ha ribaltato dall'1-0 al 2-1 in 10 uomini. Veramente male il Napoli di Gattuso in quella situazione. Dunque, speriamo vada tutto per il verso giusto. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete i social media e le bombe di Vlad. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre e comunque, tutta la vita. Forza!